Buongiorno e benvenuti sul mio canale, o bentornati. Era da un po' che non facevo un video vlog, oggi lo faccio. Siamo alla ricerca di Tex numero 731, ovvero Sierra Nevada. Continua così la saga su Mephisto e vediamo com'è. Intanto andiamo alla ricerca dell'albo e speriamo di trovarlo subito. Di solito ci metto qualche giorno per trovare un albo qui nel mio paese, ma spero oggi di trovarlo a primo colpo. Se voi l'avete già letto, fatemi sapere cosa ne pensate. Eccolo qui, questo è il numero 741, ovvero Sierra Nevada. In quarta di copertina vi ricorda il numero 38 dell'albo speciale gigante, I due fuggitivi, con i disegni di Giovanni Freghieri. Io ancora questo non l'ho preso, ma lo farò presto. Che dire, questo è un numero che ovviamente continua con la saga di Mefisto, siamo al quarto. Da questo numero cambiano i disegnatori, non abbiamo più i fratelli Cestaro, ma abbiamo i disegni di Fabio Civitelli, soggetto e sceneggiatura sempre del boss Mauro Boselli. Io non vedo l'ora di leggerlo perché la saga su Mefisto mi sta appassionando tantissimo. E che dire, era uscito anche il Tex Willer Special dedicato a Mephisto, quindi diciamo che questi mesi la Sergio Bonelli con Tex sta lavorando molto su questo personaggio, che è un personaggio ovviamente storico, ma che per alcuni forse è un po' troppo. Sicuramente per i più vecchi lettori di Tex fare sette numeri su questo personaggio potrebbe diventare un po' pesante, ripetitivo e dispersivo. Chi come me invece, forse è un lettore più occasionale, più giovane, sicuramente ama e apprezza di più questo tipo di saghe perché la rendono in qualche modo più contemporanea, più legata ai tempi, in qualche modo come se fosse una miniserie nella serie. Ecco, io vi ringrazio, se vi va iscrivetevi al canale e al prossimo numero di Tex.